dibattito aperto che vedete verso una problematica sociale e interessante. Prima di dare l'inizio dei lavori, facciamo come vedete con il computer lei, che facciamo un l'appello del presente. Pastor Giovanni, Vescovi e Cristino, Valera Pintarelle, Puccio Giovanni, Russo Gregorio, Procopio Salvatore, Artiglia Emanuela, Rigolo Giuseppe, Russo Fernando, Vescovi Antonio, Ranieri Vincenzo, Giovanni Angelo, Favolta, Artiglia Giuseppe Carmelo, Aiello Salvatore, Valera Salvatore, Vescovi. Oltre a prendere lo studio a presente sono in presenza di questa pubblica di parte la sua stessa un'incisione che non ci avete presentato il professor Salvatore Pavese, presidente di sociale di livello sociologico 11 per la sua decisione di performance e severità, il professor Giuseppe Candido, che sarà il moderatore di questa seduta, insieme alla nostra ospite di questa sera, che è la signora Mina Leggi, e che oltre alla presenza di questi due personaggi ci sono, come diciamo, adesso in questo momento non conosco il cognome, però vediamo la sera. Quindi diamo inizio a questa manifestazione con salutando, come ho detto prima, la signora Mina Guerri, che c'era qui con noi per testimonianza, quindi anche come testimone della sua ricerca familiare che l'ha vista per pochi anni a fianco del suo conoscimento. Questo dibattito che fa parte di una proposta di legge portata dai gruppi politici che si basa sulla eutanasia legale. Il testamento biologico è un programma, un'idea che deve essere sentita dal tempo del popolo, della persona. Il diritto di vivere è un diritto che c'è un momento della nascita, però anche la morte di per sé ha una finalità che non possiamo né dobbiamo discutere sulle motivazioni che portano alla morte. Quindi prima di iniziare il dibattito che ci porterà a dimostrarci meglio questo incontro di questa sera, do la parola alla sua eccellenza prefetto se vuole esprimere qualche giudizio o qualche saluto a questo punto di lavoro. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, saluto questo tavolo, saluto tutti voi cittadini dell'associazionismo, è un ambito delicato che riguarda la sfera intima e involge tante considerazioni di carattere etico, di carattere religioso, quindi penso uno di quelli che forse uno di via sempre non affrontare, ma mai con se stesso, pensando di non doversi mai comportare con un problema del genere, sì, soprattutto se riguarda poi un familiare. E proprio stamattina c'era sulla stampa nazionale, ma anche quella regionale, il presidente dell'autorità, il caso di signore che si è andata così la propria amicizia, perché in Italia non è possibile, diciamo, suicidi assistiti, c'è una cosa così di disagio, di imbarazzo, anche perché noi
siamo un popolo, una comunità, formazioni cristiane, quindi quali impatti di quelli che di, così, la fede ti mette davanti in quotidiano. Personalmente, sinceramente, il tema non è che non me lo sono posto, me lo sono posto, però non ho dato la soluzione, sinceramente, questo è. Poi magari se un giorno dovesse capitare, magari poi penso che poi, non lo so se la signora Guerra, sono curioso, perciò sono venuto a sentire quando Silvia mi ha detto che è presente, sono curioso, penso alla sofferenza che avrà vissuto in discipio, in mare, però la sua esperienza di vita forse è quella che vuoi, ti può aiutare a capire, sono un po' ascoltato, sono delle esempi che non è del povero, vuole parlare, stasera sono venuto per ascoltare, quindi. Non con giustizia, ma assolutamente l'Italia, io non sono pronto per fare un discorso, anche se non sono più in giorni certo. È una cosa sicuramente che se non dovessi fuori sarei molto molto preoccupato di cose. Vicino a situazioni che vanno via di uscita, con qualcosa di irreversibile, che stava la sera stamattina, dopo appunto che mi ha fatto la pernata per la verità, stamattina riflettivo di più, ci senti di andare a fare bene, che cosa di fare. E poi leggendo la stampa, 5-6 giornali, questa cosa mi è indotta a leggere, non c'è niente da fare. Però pensare, ho fatto un viaggio in Svizzera, come quel magistrato catanzarese, è vero, se non lo so, è vero. Questo ma appunto, 62 anni, io in la mia età, farsi un viaggio di 500.000 euro, andare lì, la dolce morte, tutto sempre non testato. In questa fase della mia vita di mettermi da questa parte non la sento proprio in tutto il mio vita, anche se non lo posso proprio per scioccare. Grazie. Eccellenza del prefetto, grazie ai relatori, grazie a tutti. Qui brevemente volevo spiegare meglio questa idea che ci è venuta a seguito di una mera funzione, per dire, di tipo consigliare. Il professor Carlo, che è più presente, mi ha coinvolto in una richiesta di funzione del consigliere comunale per l'autentica del film. È nata così questa idea, anche se io personalmente seguo questo dibattito e anche la vicenda nello specifico di Pier Giorgio. L'idea di fare un consiglio comunale aperto, quindi nella casa del popolo, diciamo, discutere di un tema così delicato, dove in Italia, come diceva il sindaco, precedenza del prefetto, manca una legge, una norma che possa facilitare o comunque rendere servizio e giustizia anche a questi aspetti, c'è venuta diciamo in maniera del tutto laica, come è la istituzione dove noi ci troviamo, un po' come l'insegnamento newtoniano, no? Non mi interessa chi muove la palla, ma mi interessa studiare il movimento. Ed ecco perché ho voluto, chiederò subito un suo intervento, perché l'obiettivo è anche quello di capire se come istituzione comunale noi abbiamo degli strumenti per poter dare una risposta anche a questo tema, a questo servizio, a questa istanza che viene dalla comunità. Quindi alla professoressa Morano Cisco chiederò di spiegarci eventualmente quali possono essere gli strumenti. Lei è docente di diritto, quindi saprà spiegarci queste indicazioni. Oltre al fatto che la testimonianza della campagna, della petizione popolare che si sta portando avanti, ma soprattutto per la, diciamo, il tema trattato di quella che è stata la prudenza, diciamo, la conoscenza, l'esperienza della signora Rodríguez. Ho voluto e ho preteso al professor Barresi, noto in questa comunità per altre sue capacità, diciamo, straordinarie e quelle utili, di portare un contributo di una parte della comunità. Questa è una comunità che ha un legame fortissimo con
con la Chiesa e con la parrocchia, ha un grossissimo legame anche con il Vescovo e i vari parroci che si sono succeduti a mia memoria, diciamo, hanno sempre avuto un rapporto molto chiaro anche della dottrina cristiana nello spiegare. Non è un indottrinare, ma la stessa parabola di Dio ha cercato sempre di renderla, diciamo, per quello che doveva essere. Quindi il motivo di queste presenze, di Sua Eccellenza, nascono per fornire gli stessi consiglieri comunali, che poi eventualmente dovrebbero in futuro arrivare ad una deliberazione di qualsiasi atto, penso al registro che alcuni comuni registro hanno già deliberato, quale efficacia può avere per questo tipo di posto. Quindi io subito chiedo alla professoressa Morano Cinque di illustrarsi prima poi di dare la parola alla signora. Buonasera a tutti, io un sincero ringraziamento, un saluto a Sua Eccellenza, un saluto al sindaco, un ringraziamento sincero per questa bellissima iniziativa di sollecitazione culturale a voi tutti, al dottor Procopio in particolare. Io sono veramente particolarmente felice personalmente, umanamente di essere qui. Sono qui in duplice veste, sia come presidente della Commissione per l'opportunità, ma soprattutto, diciamo, come docente di diritto, perché mi sono interessata molto, sono diverse pubblicazioni all'attivo sul tema del testamento biologico, delle scelte di diritto, quindi sì, saluto pubblicamente, l'ho già conosciuta solo ora, ma saluto pubblicamente la signora Velli, le cui vicende ho seguito da giurista, sulle quali ho scritto da giurista, le dolorose vicende che hanno colpito la vita. Io ho come compito, diciamo, quello anche di introdurvi alla materia, capisco perfettamente di non trovarmi davanti ai giuristi, o perlomeno ce ne saranno sicuramente in sala, ma non sono tutti giuristi, quindi cercherò, mi sforzerò di essere massimamente, come dire, chiara e comprensibile anche a chi non è un tecnico della materia. Certo, le scelte di fine vita suscitano sempre un complesso di riflessioni molto delicate, c'è il gioco di valore della vita, c'è il gioco di valore della dignità della vita, c'è il gioco di valore dell'autodeterminazione, della libertà. Bene, sono temi sui quali io sono assolutamente convinta non si possa e non si debba arrivare a casa presa. Da nessuna delle parti, si deve soltanto entrare in un piedi, cercando di non sfruttare, diciamo, la suscettibilità di nessuno, e soltanto da un confronto leale, franco, sincero, potrà sorgere, a mio parere, una legge serena. Dico potrà sorgere volutamente perché io comincio ad addentrarmi così nel tema, non esiste alcuna normazione allo Stato che riguardi il tema del testamento biologico o delle scelte di chi vive in generale. Vi chiederete come mai in Italia c'è una legge su tutto, anzi forse sono troppe leggi in Italia, come mai manca una legge su questo? Beh, le motivazioni possono essere tante, possiamo far finta di non saperle o dircele chiaramente. Sicuramente perché essendo i temi molto delicati, decisamente molto delicati, il confronto è talmente aspro che difficilmente le forze politiche riescono a mettersi d'accordo sul punto. Ci hanno provato, e ve lo dirò diciamo, nel prosieguo del mio intervento, della mia chiacchierata con voi, diciamo, ma non è andata in porto per l'esperienza, nel senso che c'è stato un tentativo di approvazione da parte di due legislature fa, però ha portato, tra virgolette, nel senso che passò in una sola Camera, passò al Senato, ma poi non passò alla Camera, quindi non esiste una normazione. Cerchiamo di capire di cosa parliamo. Io nei miei scritti proprio parto da due vicende esemplari, perché le vicende di Pier Giorgio Verdi e le vicende di Luana Englaro, che sicuramente tutti voi avete solo per sentito dire, avete visto in TV, avete sentito, avete letto sui giornali, sono le vicende emblematiche su questo tema. Chi è Pier Giorgio Verdi? Chi era Pier Giorgio Verdi? Ve lo spiegherà bene Lina Verdi e il percorso che loro hanno fatto. Io anche qui la fermo in punta di piedi, pretendevo soltanto di dirvi, è una persona perfettamente capace di intendere e volere, ha afflitto da una gravissima malattia.
sia invalidante, che lo portava a non più muovere neanche un atto del suo corpo, che però ripeto perfettamente capace di perdere il potere per lunghi anni, per lunghi anni. Però per quanti anni? Non ho più di qualcosa che ho fatto per ottenere questa 8 e 16 17 anni di lotta di funzione. Nella sesta di sentenza, poi ne parleremo, qui ci sono le sentenze del gruppo. Ora, dicevo, una lotta personale, no? Che è iniziale per vedere riconosciuto un suo diritto. Piaggio Ruggi era mantenuto in vita da un ventilatore artificiale. Piaggio Ruggi non riteneva quel genere di vita per lui degna di essere vissuta. È una parola grossa, guardate che degli occhi dalla latina virus. Ciò che vale, chi di noi può stabilire ciò che vale? È una domanda difficilissima, non ho risposte su punto. Le pongo solo come domande, anche qui ripeto, in punto di tempo, è giusto che si faccia. Piaggio Ruggi arriverà alla fine di una, diciamo, di quella battaglia giudiziaria a riuscire a trovare un anestesista che, come si suol dire, staccasse la spina. Leonore Anglaro chi è? Leonore Anglaro è una ragazza di 22 anni che subisce un gravissimo incidente stradale ed entra in stato vegetativo permanente. Questa ragazza lotta, il padre di questa ragazza, Peppino Anglaro, lotta 25 anni per vedere riconosciuto un diritto di questa ragazza a non vivere in quella condizione. La ragazza era mantenuta in vita dal sondino nasogastrico, cioè dall'alimentazione forzata. Perché, dicevo il padre? Perché la ragazza poco prima, proprio 8 mesi prima di avere lei l'incidente, aveva avuto un incidente con un suo carissimo amico. E lei, vivendo questa storia, questa vicenda triste di questo suo carissimo amico, aveva detto a tutti i suoi familiari e a tutti i suoi amici che lei in quella situazione non avrebbe mai voluto vivere. Il padre ha lottato 25 anni di lotte giudiziarie. Perché questo? Cerchiamo adesso di capire, da queste due vicende che sono veramente esemplari, cerchiamo di capire perché questa lotta, cioè ognuno di noi, ripeto, può pensarla come crede. Io spero di essere chiara sul punto, io proporrò le mie idee sul punto, perché saranno evidenti ma mi prego di comprendere la delicatezza, credo, spero, anche con la quale entrerò nei tempi. Non intendo occupare la suscettibilità di nessuno, la Chiesa Cattolica ha le sue posizioni assolutamente corrette, dal loro punto di vista cattolico, io stessa sono anche praticante, dal punto di vista mi pongo sotto magari un'altra logica, ma sicuramente non mi sento meno cattolica per questo. Ritorniamo a noi, per cercare di capire il senso di queste lotte giudiziarie, perché detta così, come ve l'ho raccontata, potrebbe sembrare quasi assurdo, ma perché si è dovuto lottare così tanto? Però loro chiedevano una cosa, perché non la dovevano ottenere? Per un motivo semplice, perché non c'è nemmeno una legge sul punto, ma per farvi capire il perché queste persone hanno lottato così tanto è necessario che io vi dica molto brevemente una cosa, cioè il dibattito sul testamento biologico non si può capire se non si capisce un concetto. Sono vincolanti le scelte di fine vita? E per capire questo concetto non si può prescindere dal capire che cos'è il concetto di consenso informato. Ne avete sentito parlare, non questo consenso informato. Bene, a tutti noi sarà capitato, mi auguro di no, per motivi gravi, magari per cose belle, essere andati in ospedale anche per partorire, no? Signore presenti che avranno partorito, quando si entra in ospedale si firma un documento che è scritto proprio consenso informato. Che significa? Significa che nessuno di noi può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza il proprio consenso. Detta così sembrerebbe una cosa ovvia, vuol dire, è un certo punto a caso, è una ovvio. Tanto ovvio non è, cioè nel senso, in assenza di una normazione,
sul punto, quello che ora vi sto dicendo è il frutto di battaglie giudiziarie che altre persone hanno fatto, cioè tutto quello che vi dirò è frutto della giurisprudenza. Quando uno dice la giurisprudenza non è il giudice che si alza la mattina e dice no, ho deciso di parlare di questo, no, sono i casi che mi capitano, i casi pratici sui quali lui decide, cioè davanti al giudice va Tizio contro Caio, Tizio che vuole una cosa e Caio che gliela nega, giusto? Quindi tutto quello che dirò e quindi di cui vi parlerò sul punto deriva dalla giurisprudenza. Bene, detta come ve l'ho detta, ciascuno di noi, però nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non con il proprio consenso, sembrerebbe un dato di fatto acquisito. Vi ripeto, così non è stato per lungo tempo, ma diamolo per acquisito. Se così è, però dovrebbe essere anche il contrario, cioè correlativamente dovrebbe valere il contrario. Anche il mio dissenso informato dovrebbe essere vincolante. Cosa intendo dire? Mi viene sottoposto il documento, io decido di non firmare il modulo di consenso. In questo caso il medico dovrebbe astenersi dal praticare su di me il trattamento sanitario. Così non è stato. C'è lunghissimi anni. Voi mi direte, consiglio, sì, oltre a questi casi, consiglio a tanti, che sono in grado di Giorgio Verdi, che hanno sicuramente delle particolarità anche giuridiche, vi faccio un caso che sicuramente voi tutti avrete sentito parlare. Io non so se in sala ci sono testimoni di Geova. Sapete che i testimoni di Geova non ammettono, per loro motivazioni religiose, la emotrasfusione, cioè la trasfusione di sangue. Bene, per lunghissimi anni, dico lunghissimi anni, è capitato che i testimoni di Geova fossero sottoposti forzatamente ad emotrasfusione dai sanitari, sebbene loro continuassero a gridare, perché quando arrivavano in ospedale arrivavano con il tesserino dove c'era scritto no sangue, e loro continuavano a manifestare la loro non volontà di subire questa emotrasfusione. Sul punto, ognuno di noi, anche qui ripeto, io molto modestamente, molto garbatamente credo di andare, come dire, grazie, poco, come dire, di non voler urtare anche qui la suscettibilità di nessuno. Può sembrare una sciocchezza, come dici, per una emotrasfusione puoi morire. Ognuno nell'intimo, grazie, della propria coscienza, ci sono persone per le quali quello è un valore importante, avrebbero voluto sacrificare la vita. Beh, non gli è stato consentito perché per lunghi anni, il medico di turno chiamava, gli risparmio le cose tecniche del pubblico ministero, ma comunque in sostanza il medico si arrogava il diritto di scegliere per il malato, perché si diceva, perché era un trattamento salva vita. Quindi quando c'era il valore della vita con il valore, lo dicevo, della religione, entrambi i valori di rango costituzionale, la Costituzione ne parla, però si diceva il valore della religione necessariamente deve sottostare, deve soccombere, perché il valore della vita è il valore sommo. Ora, perché ho voluto parlarvi brevemente di consenso informato? Perché nei miei scritti io sostengo fermamente una cosa, che tutto ciò di cui si è parlato, il tema del consenso informato, si è riversato come se fosse un boomerang sul dissenso informato. E cercherò di chiarire il senso di questa affermazione. Vi ripeto una cosa, partiamo dalla conclusione. Oggi, vi ripeto, nessuno più dubita della legittimità e vincolatività del dissenso al trattamento sanitario da parte di un soggetto capace, chiaramente capace di intendere il volere, che sia in grado di esplicitare questa scelta al sanitario oggi. Quindi questo oggi è un dato di fatto acquisito. Oggi come oggi un testimone di Geova che si presenta in ospedale negando il consenso alla emotrasfusione non avrà l'emotrasfusione anche a costo della vita. Oggi, ripeto, anni 70, 80, 90 sono stati anni di battaglie giudiziarie nelle quali accadeva l'opposto, quindi veniva praticata l'emotrasfusione e poi il testimone di Geova citava in giudizio il medico per risarcimento del danno, perché il gioco mi ha causato un danno. Voi direte, ma è possibile che ho fatto vivere nell'intimo della sua coscienza, lo ritenevo non danno. Io non esprimo giudizi, parlo di dare il fatto. Quindi se questo è riguardo il dissenso al trattamento sanitario, invece grossissimi dubbi, quindi dubbi neri, tra virgolette, si attenzano sulla portata e gli effetti del cosiddetto limite, cioè il testamento biologico, testamento in vita,
attività dichiarazioni anticipate del trattamento. Che cosa voglio dire? Sono quelle dichiarazioni che nessuno di noi può fare quando è pienamente capace di intendere e volere, mediante le quali si determina in relazione ad un momento di futura incapacità, perché abbiamo detto, se sono pienamente capace di intendere e volere, arrivo in ospedale e dico non voglio questo trattamento sanitario, oggi non mi viene praticato. Il problema però, se arrivo in ospedale non capace di intendere e volere, penso. L'efficacia di queste dichiarazioni di trattamento, oggi come oggi, è, come dire, pari a zero, dette così come sono, se non con un accorgimento che ora vi dirò, cioè per un dirvi, nel senso, in assenza di una normazione sul punto, se anche ciascuno di noi sentendolo nella propria coscienza gira con una carta, per dire, nella quale dice io sottoscritto, che non possesso le mie facoltà mentali, dichiaro di non volere questo genere di trattamento, il medico di turno potrà assolutamente non tenere in conto. Capite che il filone di indagine quindi sono due: il rifiuto delle cure da una parte e il testamento biologico dall'altra, strettamente connaturati l'una all'altra. Ora, io intendo sgombrare il campo da una sovrapposizione indebita, no, giuridicamente diciamo, molto spesso si sovrappone il concetto di rifiuto delle cure al concetto di eutanasia. Ora, io non voglio entrare, non sarà questo il campo di indagine, io non vi parlerò di eutanasia. Io parlerò di rifiuto delle cure e di testamento biologico. Voi dite non sono la stessa cosa? Assolutamente no. Cioè l'eutanasia è implica, è vero che esistono due tipi, l'eutanasia attiva e l'eutanasia passiva, ma in ogni caso l'eutanasia implica un atto, un gesto che accede, non accede, accompagna, chiamiamola come volete, la morte. Il rifiuto delle cure è soltanto, io qua vi parlo con le parole di una sentenza bellissima che è la sentenza in Claro, quindi non sono io che parlo della Cassazione, il rifiuto delle cure non va scambiato per un'ipotesi di eutanasia. L'eutanasia è un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte. Il rifiuto delle cure invece esprime un atteggiamento di scelta da parte del malato che la malattia segua il suo corso naturale. È la sentenza, Corte di Cassazione 2007, sentenza in Claro. Beh, ripeto, non mi addentro sui profili eutanasici, non fanno parte della mia tema di indagine. In questo momento voglio parlare di rifiuto delle cure, di vincolatività del rifiuto delle cure e dunque di vincolatività o meno di testamento biologico. Vi ho detto che la mia personale posizione è questa, che tutto ciò che si è detto finora in tema di consenso informato si è rimontato come un boomerang sul dissenso. Perché? Questo consenso informato ha dei caratteri specifici, anche questi detti dalla giurisprudenza, perché ricordiamoci che non c'è normativa sul punto. La giurisprudenza dice, affinché il consenso informato sia valido ed efficace deve essere, primo, personale, cioè prestato da persona perfettamente capace di intendere e volere. Secondo, consapevole, cioè prestato da persona, dall'interessato personalmente, non da delegato. Secondo, consapevole, da persona perfettamente capace di intendere il volere. Terzo, libero, cioè non deve essere oggetto di coartazione, frutto di coazione. Quarto, gratuito, non potrà mai essere prestato dietro compenso. Quinto, deve essere espresso in modo chiaro ed incontrovertibile, preferibilmente in forma scritta. Ancora, deve essere attuale. Memorizzate questo perché ci riguarda nel testamento biologico, cioè deve essere prestato nell'immediatezza del trattamento sanitario da volere o da non volere. Ancora, deve essere specifico, cioè deve essere prestato in relazione allo specifico trattamento sanitario da subire o non subire. Ultimo, deve essere revocabile nel tempo. Bene. Se questi sono, e credetemi, è uno statuto importante del consenso informato ed è un portato della giurisprudenza, della nostra migliore giurisprudenza nazionale, bene, sicuramente questo si è riversato come un boomerang sul consenso informato. Perché dico questo? Caso Quelli, ed è emblematico. Pier Giorgio Quelli, quando chiedeva che un anestesista, e brutto, non è per l'estensione staccare il sindaco, quando un anestesista comunque è in pausa, perché lui era vivente grazie a un macchinario di ventilazione artificiale. Comunque,
quando chiedeva disperatamente a gran voce attraverso la moglie, attraverso cui parlava anche con gli occhi, con i filmati, collegati, bene, quando chiedeva a gran voce che qualcuno cessasse quella che lui non riteneva una vita degna di essere vissuta, bene, gli è stato risposto dalla giurisprudenza che ciò era impossibile. Una sentenza che soltanto, diciamo, un giurista potrebbe capire come un mostro, un proprio giuridico, veramente, una sentenza del Tribunale di Roma gli risponde che esiste un diritto soggettivo perfetto, a rifiutare le terapie anche salvavita, però purtroppo non essendoci normativa non può essere esercitato. Ora, non siete giuristi, ma è come se un diritto soggettivo perfetto non esercitabile è come se io dicessi c'è il sole ma c'è anche il buio, c'è la luna ma c'è anche il sole, cioè non so spiegarlo diversamente, è un mostro giuridico, è un'insensatezza giuridica. O esiste il diritto soggettivo perfetto, dunque può essere azionato, o il diritto soggettivo perfetto non esiste, dunque non può essere azionato. Sicuramente però le motivazioni che venivano addotte a sostegno di questo genere di sentenze erano motivazioni che traevano spunto proprio da quei caratteri del consenso informato, cioè che cosa si diceva? Il Giorgio Welby in quel momento non poteva, diciamo, non poteva esprimere la sua volontà di staccare la spina, perché il trattamento salvavita era già iniziato, cioè si diceva era innaturale il dissenso. Mi spiego ancora meglio: se dicevano i giudici, se Pier Giorgio Welby avesse chiesto di cessare, di non essere mai attaccato al ventilatore artificiale, allora sì, sarebbe stato ammissibile, ma poiché era già iniziata la ventilazione artificiale, questa non poteva cessare. Solo poi il giudizio sulle obiettivi, ripeto, non voglio esprimere giudizi sulle motivazioni tecniche o non tecniche di una sentenza, vi sto soltanto proponendo quali erano i filoni, diciamo, giurisprudenziali, ecco perché dico è tutto il portato della giurisprudenza, non essendoci normativa. Invece il passaggio epocale avviene negli anni 2000, con due sentenze importanti, una che riguarda per Giorgio Welby e l'altra famosissima della Cassazione sul Romano di Roma. Perché per Giorgio Welby nel 2007 finalmente riesce a trovare un anestesista che stacchi questa spina, chiamiamola così per farci capire, bene, il tribunale gli risponde, ovviamente capite bene che l'anestesista viene immediatamente incriminato per omicidio, in particolare si chiama praticamente omicidio del consenziente, comunque è una fattispecie di reato, appunto. Il tribunale di Roma invece dichiara in un luogo a procedere, quindi il tribunale di Roma tecnicamente, ma non mi interessa, in sostanza il tribunale di Roma dice che questo anestesista non è colpevole, perché? E anche qui parlo con le parole del giudice. Se il rifiuto di una terapia, ancorché iniziata, costituisce un diritto costituzionalmente garantito, allora sussiste il dovere giuridico di consentire l'esercizio. Con la conseguenza che, se il medico, in ottemperanza a fare dovere, contribuisse a determinare la morte del paziente per l'interruzione della terapia salvavita, egli non risponderebbe del diritto di omicidio del consenziente, in quanto avrebbe operato in presenza di una causa giustificativa del reato, segnatamente 51, cioè il consenso dell'avente del diritto. Causa di giustificazione significa che il soggetto. Bene, ancora più coraggiosa, ancora più importante la sentenza Englaro, la 7, che chiude questa vicenda tristissima in questo padre che lotta per 22 anni. Capite bene che la vicenda Englaro era ancora più complicata rispetto alla Welby giuridicamente. Perché? Perché qui in Welby c'era una persona pienamente capace di intendere il volere che gridava per quanto poteva la sua volontà. Lì no, lì c'era una ragazza in stato vegetativo permanente che quindi non poteva manifestare la propria volontà. C'era un padre che lottava finché la sua volontà fosse fatta, ma lei non poteva manifestarlo, quindi capite lì che c'erano tutte le cose, c'era un consenso inattuale, c'era un consenso non personale, c'era un dissenso, scusate, un dissenso inattuale, un dissenso non personale, un dissenso non specifico, capite che lì era veramente, come dire, anche più complesso sicuramente dare
ragione giuridica al padre di Emanuele Mario. Ebbene, la sentenza del 2007 è una sentenza, a mio modesto avviso, molto importante, perché prende posizione, però mi consente poi al padre di uscirci, ma stila un vero e proprio statuto di quello che è il consenso e quindi il dissenso di corpo. Prima cosa, riconosce la piena e libera disponibilità da parte dell'interessato delle scelte. Secondo, dice che il fondamento del trattamento sanitario solo e sempre il consenso informato. Terzo, dal consenso informato fa discendere anche la facoltà di scegliere quali trattamenti, a quali trattamenti essere soggetto a quali no. Quarto, dentro nel caso specifico qui la Cassazione, è ammissibile essere autorizzati alla interruzione dell'alimentazione nasogastrica se convergono due circostanze. Primo, la condizione di stato vegetativo permanente deve essere apprezzata clinicamente come irreversibile. Secondo, deve essere univocamente accertato, guardate qua la delicatezza della Cassazione, sulla base degli elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità, dai convincimenti etici, religiosi, culturali, filosofici, che costui, se cosciente, non avrebbe mai prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento. Bene, questa sentenza in clava, con questi due ultimi passaggi, ci dà proprio il là per le direttive anticipate, quindi per il testamento biologico. In realtà, capite bene che se la vicenda Wade parla di rifiuto delle cure e di dissenso informato, la vicenda è chiaro parte del testamento biologico. Vi ho detto cosa sono in generale le direttive anticipate di trattamento. Perché uno potrebbe sentire la necessità di scrivere una DAT, quindi così viene chiamata, direttiva anticipata di trattamento del testamento biologico? Perché evidentemente sente dentro di sé forte l'esigenza di non restare in balia degli altri in un momento di incapacità. Se voi ci fate caso, anche la normativa sui trapianti, per esempio, soltanto molto tanto, la normativa sui trapianti del 99 ha consentito che la nostra scelta personale fosse quella rilevante. In genere invece, ed è la prassi utilizzata nel 90% degli ospedali tuttora, chi decide per noi in quei momenti sono i nostri parenti. Voi ma ci amano. È giusto che sia così, senz'altro, lo penso anch'io, però prima cosa non sempre i parenti ci hanno, ci sono dei casi anche un po' devastanti, ma voglio dire, ma io prendiamo il fuoco delle cose, quindi a maggior ragione il parente che ci ama, a maggior ragione il parente che ci ama, non è la persona più adatta, sì, cerco di distinguere, non è la persona più adatta sicuramente a decidere per noi in quel momento, perché sarà emotivamente troppo coinvolto, ovviamente, quindi non avrà la lucidità di decidere per noi, addirittura anche se avrà sentito che noi sempre abbiamo detto no, non voglio essere sottoposto al trattamento, oppure sì, voglio effettuare il trapianto. Beh, ovviamente, però in quei momenti il parente, mettiamoci nelle sue mani, cioè chiunque di noi davvero può capitare, ce la faremmo noi a dire sì, voglio che il mio parente mi staccate la spina e donate gli organi. Guardate che è una scelta terribile, difficilissima. Questo perché in Italia appunto non sono ammissibili, quindi se anche uno di noi non ci sono i nostri effetti, un parola di diritto. Quindi si è arrivato a concludere velocemente. Come poter dare valore giuridico? Bene, qui le cose sono due, o meglio una, nel senso una è con efficacia vincolante, l'altra non con efficacia vincolante. Un approdo importante, sempre opera meritoria della giurisprudenza. Che cosa ha fatto la giurisprudenza per far sì che questo testamento biologico, che ripeto non esiste nel nostro ordinamento, quindi se uno di noi lo scrivesse non avrebbe valore giuridico, che ha fatto la giurisprudenza? Ha utilizzato un altro istituto giuridico finalizzandolo a questo nuovo fine. Non so se ne avete mai sentito parlare, si chiama amministrazione di sostegno. È un istituto nato nel 2004 ed è un istituto che è stato creato appositamente per le persone incapaci di intendere il volere. Sicuramente avete sentito parlare invece di interdizione o di inabilitazione, no? Benissimo. Questo è un istituto nuovo che si avvicina a questi tipi. Voi dite, ma che c'entra questo con l'amministrazione di sostegno? Beh, c'è un articolo del codice civile, non mi interessa, che riguarda proprio l'amministrazione di sostegno fatta
per il caso di futura incapacità. Stringendo, cosa voglio dire? Chiunque di noi che esegga quindi molte questa esigenza può rivolgersi al giudice, in particolare al giudice tutelare, che è un procedimento anche molto più agevole, molto più snello, a livello che uno quando sente parlare di giudice, ci vanno 10 anni con la stessa se servizio, non mi comodo, facciamo il testamento biologico, potrebbe non servirmi, no? È un procedimento molto snello, un procedimento in cui io faccio che cosa? In cui io nomino mio marito, mia mamma, mio nonno, mio zio, mio fratello, chiunque, un amico, chiunque, un nomino, un amministratore di sostegno, affinché nel caso in cui io dovessi diventare capace di intendere le volere, lui possa dire al medico le mie volontà, e le mie volontà io le esprimo davanti al giudice. Quindi il giudice le scriverà in questo decreto, sempre di nomina dell'amministratore di sostegno. Bene. È un passaggio importantissimo. La giurisprudenza, come spesso accade in Italia, supplisce all'inerzia del legislatore. Il nostro legislatore non legifera, bene, la giurisprudenza trova un escamotage attraverso il quale dare vincolabilità, perché questo è vincolante, dare vincolabilità al testamento biologico attraverso questo nuovo istituto. Un ultimo cenno merita il registro dei testamenti biologici, che viene, è stato istituito più o meno una novantina di giovani italiani. Bene, e questo vi riguarda, perché può essere istituito mediante una delibera di giunta. Ora, avete anche sentito parlare, secondo me se non avete sentito parlare del testamento dei registri, del registro dei testamenti biologici, avete sentito parlare del registro delle coppie di fatto, è stato a Milano, a Pisapia, sui giornali, eccetera. Bene, da giurista non posso che dirvi che tecnicamente purtroppo non hanno un valore. Assolutamente, cioè sono una splendida opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ottima sotto molti profili, ma non hanno valore vincolante. Questo per un motivo specifico che si chiama nel nostro ordinamento il principio della gerarchia delle fonti. Cioè tutte le fonti normative sono come una piramide in Italia, al vertice c'è la Costituzione, poi si va a scendere. Quando si arriva alle fonti comunali sono fonti un po' più giù, capite? No? Cioè si va un po' più giù a scendere, pertanto una fonte di rango inferiore non può legiferare, quindi prendere il posto di una normativa di grado superiore mancante. Quindi concludo dicendo, sarebbe probabilmente invece auspicabile, a mio parere, veramente una normativa sul punto, una normativa in tema di testamento biologico, una normativa, e mi permetto di dire davvero concludo, un po' più seria di quella che era stata proposta, vi ricordate che sia all'inizio che questo del 2009 ci fu un tentativo, dico più seria perché è bene che le cose si dicano in faccia, cioè è bene che l'Italia dica, facciamo semmai una legge contro il testamento biologico, quella non era una legge sul testamento biologico, era una legge contro il testamento biologico, per una serie di ragioni che non sto qui a dirvi, a parte la difficoltà, forse l'avete letto sui giornali, si doveva andare dal notaio, c'era un registro, parla ogni 3 anni, immaginate che non stava col pensiero ogni 3 anni per tornare dal notaio, erano delle cose di un'assurdità, poi magari tutti dimenticati che si succedeva la cosa dopo 3 anni e 3 giorni e quindi non valeva più, cioè vi rendete conto che non aveva veramente senso, ma a parte tutto veniva definito peraltro un atto di mero orientamento, quindi non un atto vincolante. E quindi che cosa lo facevano a fare? Queste cose che non fanno, non ho capito se non era vincolante, oltretutto cosa davvero che gratuito, era anche oneroso economicamente, non poi si è detto che poteva essere anche gratuito, ma lasciamo stare l'onere economico, ma insomma che non era vincolante, era solo orientativo, in realtà di fare 20 anni, 10 anni, la cosa bellissima era che non potevi scegliere nulla, quindi non poteva riguardare alimentazione e ventilazione assistita. Mi domando su che cosa, insomma, se faccio il dovere al braccio destro o al braccio sinistro, cioè non so su che cosa potevamo scegliere, visto che questi non potevamo toccare. Quindi da giurista vi dico meno male che quella legge non è passata, se dovrà passare che passi, ma che passi in modo, vi ripeto franco, spero che sia, diciamo, la mia posizione immagino sia passata a tutti. Però spero che sia passata anche la delicatezza con la quale mi avvicino a questi temi. Ripeto, non ritengo che si possa da nessuna delle parti entrare a gamba tesa, ma solo in punta di piedi e solo da un confronto franco.
sincero, leale potrà nascere un'ottima legge. Mi auguro che ciò accada. Grazie. Grazie professoressa, io chiederei a questo punto la, diciamo, contributo, e permetto così simpaticamente di chiamare la Mina, ma mi auguro, prego. Grazie, saluto tutta questa bellissima assemblea, innanzitutto Sergio, professoressa, la ringrazio implicitamente per le sue parole, ma è andata veramente preciso tutto e non devo ripetere nulla. Ringrazio il signor sindaco, ringrazio tutto il consiglio di Ponticello, tutti i presenti cittadini e i rappresentanti dell'Arma che sono qui e danno anche onore a questa assemblea. Ora, quanto tempo è durata la battaglia di Del Giorgio? 80 giorni, esattamente. Tecnicamente, la sua lotta personale, poi la lotta è continuata giuridicamente perché il GIP non ha voluto archiviare la il caso, perché voleva ancora indagare anche dopo l'autopsia che aveva detto che quelli erano a causa della distrofia muscolare e non causata dal medico. Ora, il GIP voleva ancora indagare. Io non sono mai stata interrogata né dai carabinieri, né dall'autopsia, né dal GIP, non sono stata mai chiamata. Sono anche il medico, è stato interrogato da cosa fatto di Pantella, credo almeno, ma di poco, nulla di più preciso sul fatto della resistenza terapeutica. Dopo sei mesi il GIP ha depositato una incriminazione coatta a causa appunto dell'articolo del codice penale 579, omicidio del consenziente. Io sono stata avvisata come parte lesa e io non sono parte lesa. Se il medico è incolpato sono lei anch'io. Quindi io ho scritto una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dove anche mia cognata ha pregato di essere messa come collega, Marco Cappato e Marco Pannella idem, e io ho spiegato tutte le nostre relazioni dirette con il medico che abbiamo avuto il malato. Io l'ho fatto entrare, Cappato e Pannella l'avevano incontrato e gli avevano dato l'accesso al malato, perché non sapevano il diritto. Non abbiamo ricevuto risposta. Sarebbe stato naturalmente un caso emblematico se la moglie fosse stata incriminata insieme al medico. Quindi è meglio stare zitti. Credo almeno che sia stato questo. E poi il CUP, il giudice della competenza, ha voluto leggere il libro di Del Giorgio, lasciatemi morire, e voleva sentire la mia testimonianza. Io sono apparsa il 23 luglio davanti al giudice e ho raccontato praticamente tutta la nostra situazione con piccole interruzioni da parte del giudice dove mi dimostrava che sul libro che Giorgio diceva diversamente di quello che successivo. Per esempio, Giorgio disse nel scrivere del libro: mi sono risvegliato tracheotomizzando, e io avevo invece detto che dopo 15 giorni di ricovero e di rianimazione Pier Giorgio è stato messo davanti a una situazione di dover essere estubato e messo la tracheotomia, perché lui fino allora aveva un tubo attraverso la bocca ma non aveva ancora fatto l'operazione chirurgica. E io ho cercato di convincerlo
i medici hanno cercato di convincerlo e non c'era verso di dire no, perché nessuno era capace da parte dei medici a decidere in favore suo che non voleva la tracheotomia. Alla fine ci siamo arresi, anzi che Giorgio diciamo, si è arreso. Io ho cercato di fare coraggio, stare vicino a lui, e lui però era smart. Si è lasciato andare e sperava che qualche cosa andasse male durante l'operazione. Andava benissimo, è tornato a casa. Arrivato a casa, lui voleva morire, ha chiesto a papà di spararmi. Erano tutti dei cacciatori e per giorno mi disse: carica il cucino, mi disse. Io non lo so contare, te l'ho insegnato, io non lo faccio. Lui l'ha chiesto anche alla sorella: tu mi vuoi bene? Mi dice alla sorella: sì, ti voglio bene, allora per favore prendi la pistola di tuo marito. Il suo marito era stato carabiniere. Prendi la pistola di tuo marito e vieni e mi spari. E dice: la sorella mi ha chiesto, tu me lo faresti? Io sì. Io gli ho detto: ma tu a me lo faresti? A me ha detto di no. Quindi era una cosa anche di affetto e di cercare di convincere in qualche maniera. Lui sapeva benissimo che io lo amo tanto, però mi disse una volta: non mi ami più con una volta. Insomma, era veramente una prova durissima, ma l'abbiamo fatta tutta insieme. Perché io ho detto, noi abbiamo cominciato una battaglia insieme e la dobbiamo finire insieme. Infatti poi, il 20 dicembre, nel pomeriggio, abbiamo parlato del dopo. E lui mi disse, Caribano deve andare avanti. Caribano era il titolo del suo blog dove scriveva molto di suoi pensieri. Quindi io oggi sono il suo Caribano che porta avanti la sua battaglia, perché lui voleva che si facesse una legge con il testamento biologico, per il rifiuto delle terapie e per l'eutanasia vera e propria. La professoressa ha spiegato benissimo che cosa significa il rifiuto delle terapie, testamento biologico, che poi deve essere anche amministratore di sostegno, dove c'è poi veramente c'è un pubblico e il primo amministratore di sostegno appositamente fatto per questo è stato per la signora Santoro a Modena. La cosa strana era che c'erano molte persone che volevano avere l'amministratore di sostegno, ma ci sono molti giudici che non sono d'accordo che venga fatto l'amministratore di sostegno per questa situazione. Ci sono di più. Questa è una bellissima scoperta e sarei molto contenta di sapere i riferimenti. La ringrazio moltissimo, perché anche per la nostra associazione, l'associazione Luca Buscioni, è una, veramente una nuova scoperta e siamo veramente molto molto soddisfatti di questa. Ecco, io devo dire solo questo: ogni persona ha la sua vita, la sua concezione del vivere, la sua concezione di religiosità, la sua concezione in generale di morire, di dignità. C'è per esempio Montanelli che diceva: io, la mia dignità va fino alla porta del bagno, oltre a quella soglia nessuno deve venire con me. Quindi la sua dignità arrivava a quello di poter fare ancora le sue cure personali possibili. Per me non è così, per me personalmente. Io sono stata operata, ero completamente incapace di gestirmi, ma ho chiesto di aiutarmi a lavarmi perché non ce la facevo più, perché ero sudata, insomma, mi sentivo sporca e allora ho
chiesto quale è il contrasto. Mi sono vergognata perché è la prima volta, mia suocera, la stessa cosa, tu me lo devi fare, non mia figlia. Aveva più fiducia e affetto per me perché io vivevo insieme a lei. Quindi su queste cose sono veramente delle cose delicatissime dove noi tutti dobbiamo avere attenzione. Però una legge deve essere una cosa generale che deve dare gli spunti e la possibilità di gestire questi fatti. E venire ora anche all'eutanasia vera e propria. Voi avete visto che c'è fuori un tavolo, eutanasia legale. C'è questa parola forte, eutanasia legale, ma in questa legge ci sono tre opzioni. C'è il rifiuto di trattamenti sanitari, testamento biologico, cioè disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari, come la via di una dottoressa, e poi l'eutanasia vera e propria, cioè dove un paziente chiede al medico, ma lo deve chiedere lui, non possono essere i parenti a chiederlo. Assolutamente no, quello non è eutanasia, quello sarebbe una resistenza terapeutica quando il medico vede che al malato non ci sono più cure da fare e chiede ai parenti che cosa facciamo, come pensa, che cosa pensa il suo parente di come essere curato. Questo succede in tutti gli ospedali oggi. Ora, se noi vogliamo essere continuati a curare ancora ad oltranza, fin quando la vita non ci abbandona proprio perché non c'è più niente da fare e le cure non servono più, allora noi possiamo dire anche nel testamento biologico, noi possiamo dichiarare, ed è importante, perché in questo modo, in questa maniera, nessun medico può fare resistenza alla terapia. Non lo può fare, anzi, dovrebbe pure fare delle cure inutili, lo potrebbe fare. C'è stato però qualche anno fa una sentenza dove un giudice ha detto no, il paziente non può chiedere cure inutili. Non so se tu ti sarebbe della cosa. Ora, per appunto, voglio continuare sulla eutanasia. Quindi, eutanasia deve essere chiesto dalla persona informata, pienamente informata, deve capire il suo stato fisico, la malattia deve essere inguaribile, non incurabile, per tutte le malattie, le persone sono curabili, ma una malattia non può essere guaribile e deve avere una ridotta aspettativa di vita e delle sofferenze e dolori insopportabili e non più arginabili. Ecco, queste sono le cose, veramente le motivazioni per cui un medico potrebbe aiutare un malato a lasciare questa vita. Ora ci sono anche, sappiamo, le malattie oncologiche hanno fortemente questo aiuto. Quando un medico vede che non c'è più niente da fare, le cure di chemioterapia vengono interrotte, ci sono le cure palliative, ci sono le cure relative, però tante volte anche queste hanno il limite e i medici cosa fanno? Attaccano la flebo con forti dosi di antidolorifici e lasciano morire il paziente. Oppure viene anche non più idratato, non viene più somministrato la nutrizione e quindi il malato può morire in santa pace. Questo, anche questo, rappresenta già l'eutanasia, ma è un limite tra la somministrazione di un medicinale che fa morire
e la resistenza terapeutica. Ora ci sono però anche persone che molte volte, già tanti anni fa, tra il 2007, ho avuto una richiesta da parte di un tetraplegico che era tetraplegico da oltre 20 anni, si chiamava Adolfo Paravaglio ed era di Librie, di Piemonte. Era cronato per sua moglie e lui aveva potuto andare in Svizzera, era completamente paralizzato, poteva parlare, ha dettato un libro perché ti torturasse, è un libro veramente di un impatto fortissimo. Lui non si è più curato di sue diabete proprio per poter morire, non è andato in Svizzera perché non voleva che sua moglie fosse internata e dovesse passare poi delle giudiziali. Ecco, questo è un caso, ma ci sono molti altri. E io direi veramente di stare vicini a queste persone, è la prima cosa che noi dobbiamo, ma poi il medico non si deve abbandonare, anzi si deve fare coraggio e aiutare questa persona anche a fare l'ultimo passo se non c'è altro da fare. Io questo lo chiedo ai medici e per questo motivo noi lo abbiamo scritto nella legge, abbiamo chiesto anche, cioè abbiamo messo questo articolo molto ben specificato sull'eutanasia vera e propria. Ecco, eppure anche questo di Del Giorgio è stato, la sua morte è stata configurata a eutanasia passiva. Non è eutanasia passiva, è semplicemente il chiudo del trattamento sanitario, anche se sono in atto. Se sono in atto c'è però una richiesta del malato che esonera poi il medico di essere colpevole. Ora, ci sarebbe una cosa molto semplice in Italia, se per esempio si facesse il decreto ministeriale che attuasse la Convenzione di Oviedo, dove c'è l'articolo 8 che dice una cosa, l'articolo 9 che dice una cosa molto semplice: i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione. Saranno tenuti in considerazione. Allora poi i desideri, nemmeno la volontà, desideri, quindi sono, e ieri l'ha spiegato molto bene a Castellana, un turista, desideri, stelle, sidera, no? Desideri sono quelli che viene dalle stelle, i desideri, desideriamo. Ecco, e questo dovrebbe essere veramente considerato dal medico, quindi si deve rendere conto di che cosa soffre questa persona. Quindi la vicinanza, e io credo che la richiesta di un paziente per essere lasciato morire non è un'imposizione a lei, ma è una richiesta, veramente una preghiera, perché nessuno vuole morire, anche Del Giorgio lo disse, nessuno vuole morire, tutti vogliono guarire, ma quando la possibilità di guarire va sempre più lontano, l'unica cosa è ancora quello di desiderare di arrivare a un porto sicuro, ma non indietro, direbbe anche i leopardi. E credo che possiamo chiudere qui e dire semplicemente che qualsiasi conformazione noi abbiamo del nostro spirito laico, religioso,
avanti in stile ideologico. Quindi non ci dobbiamo attaccare a una conformazione nostra che vale per noi, ma non la possiamo imporre a nessuno degli altri. Dobbiamo cercare di ascoltare, sentire, e io spero che questo succeda in Parlamento. E io ringrazio intanto il signor Sindaco di voler istituire un registro. Io spero che si riesca a deliberare e a farlo, e che siano tante le persone che poi depositano il loro testamento biologico, qualsiasi cosa sia. Grazie. Grazie. Io darei subito la parola al nostro professore, che porta un'altra, diciamo, esperienza, ma comunque ci può dare elementi e strumenti per poter voi meglio comprendere questa tematica. Intanto grazie per avermi invitato, mi diletto ad andare. No, si sente, si sente? No, si sente così. Allora, le mie considerazioni innanzitutto, questo lo dico, partono da un inciso. Questo che oggi dirò non è il mio punto di vista, è il mio essere cristiano, che vive nella Chiesa di Dio, appartenente da diacono al terzo grado dell'ordine sacro, vescovo, sacerdote, presbitero e diacono. E io chiaramente, come dire, non sono più laico, non sono civile, come si suole dire, perché faccio parte del clero, e quindi il mio punto di vista non è un punto di vista, tra virgolette, qualsiasi. E parto subito, come dicevo prima con la signora Lina, dall'esperienza olandese. L'Olanda è stato il primo paese ad aver legalizzato l'eutanasia nel 2002, riconoscendo con una legge la dolce morte, così viene definita. Qual è un atto legale? Cioè, giustamente la professoressa che è il primo grado, fondamentalmente è stata, in sintesi, la peccato subito le cose essenziali. Un atto legale che autorizza l'assistenza al suicidio quando non esista alcuna ragionevole soluzione alternativa. Chiaramente questa è una legge strutturata in una certa maniera in un paese dove ha un ordinamento giuridico completamente diverso dal nostro. Infatti, dicevamo prima con Mina, io sono stato lì circa un mese, con alcuni vescovi ho parlato fondamentalmente di questa situazione, mi hanno detto che loro si rifanno spesso alla commissione di verifica preposta al controllo del corretto adempimento normativo, quindi diverso dal nostro ordinamento. Però perché parto dall'Olanda? Perché dall'Olanda poi quasi 9 paesi europei hanno cominciato a ragionare sull'esperienza iniziata in Olanda, su percorsi legislativi più disparati, chiaramente per me, per legalizzare l'omicidio, chiamandolo appunto dolce morte, quasi come uno zuccherino. Le mie sono 5 riflessioni, sono molto breve, però è chiaro che, come dire, non posso esimermi, no? Di farle in maniera anche e soprattutto da cristiano. La prima riflessione, chiaramente sulle ragioni morali contro l'ipotesi della dolce morte. Che cosa indica secondo voi il termine dolce morte? Intende un intervento che anticipi la morte o un intervento successivo alla vita umana? Mi faccio questa domanda da tanto tempo, e soprattutto dopo aver assistito anche televisivamente alle problematiche che la stessa Nina ha vissuto con il marito. Io credo che ci sia una sola risposta, cioè quella che nessuno può violare il diritto alla vita, nessuno. La soppressione di un'esistenza sconvolgerebbe
secondo un mio punto di vista, l'ordine sociale. Anche ove avvenisse dietro richiesta del paziente chi sta terminando. E mi, come si dice, mi sale la pressione quando nessuno può disporre della vita di un altro essere umano. Queste sono le ragioni del rispetto di un principio inviolabile, inviolabile. Basti ricordare, e vado subito a dunque, ciò che viene dichiarato, Visconti e Camastra me lo diranno, nell'atto di iniziazione sacrale della professione medica. Iniziazione sacrale della professione medica che va sotto il nome, come tutti sappiamo, di giuramento di Ippocrate. Non somministrerò farmaci mortali neanche se richiesti. Che cos'è questo? Non è un enunciato del principio di tutela della vita fisica? Chi è l'uomo che arbitrariamente sopprime un'esistenza che non gli appartiene? Lei lo ha detto. Io non ti uccido. La vita è un bene sociale, oltre che bene morale e giuridico, come diceva la professoressa. Seconda riflessione, quella più importante che mi tengo dentro da tanto tempo. Seconda riflessione sulla vita, come bene o strumento? Io penso che non è possibile affrontare il problema dell'eutanasia, del testamento biologico e del suicidio, quindi del controllo della morte, senza richiamare gli aspetti giuridici e diverse posizioni metagiuridiche assunte nei confronti della scienza per la morte. Secondo la concezione mia, personale, ma etico-religiosa che è propria della tradizione giudaico-cristiana, la vita è un mistero indefinibile di per sé, è un bene, è un dono di Dio. Sicché essa è sacra, indipendentemente dalla quantità di felicità, di benessere che offre. Dove voglio arrivare a parlare? Così ve lo dico praticamente. La vita del malato sofferente, quindi, è sacra e indisponibile quanto quello della persona sana. Se, scusate questo giudizio, essere e bene, sono identici. Se essere per l'uomo è essere nell'entità totale, quindi il corpo e l'anima, la vita, anche per il sofferente, è da considerarsi un bene. Io l'ho vissuto personalmente, qui c'è un testimone, che è Don Alfonso. Quanti anni è stata mamma con te? 14 anni? Allora faccio intervenire un mio compagno di studio, che era San Tommaso, che è stato compagno di studio anche di Don Alfonso, che diceva, tre sono le ragioni che mi impiano a controllare, liceità e suicidio. Chi si uccide viola la legge naturale di carità, che impone di amare se stesso. Offende la comunità in quanto ciascuno è parte di essa. Offende Dio perché ciascuno non appartiene a se stesso, ma a Dio, e non può disporre di ciò che non è suo. Tanto meno può disporre la società. San Tommaso, che non è di oggi. A questa concezione chiaramente della vita come bene mia, personale, nostra, dei cristiano cattolici, ma anche dei cristiano ortodossi e anche degli altri cristiani, si oppone la concezione soggettivistica, non ve ne voglia l'amico di un canto, cioè quella che dichiara la vita, state bene attenti, io la penso come vita è un bene, i soggettivisti invece dicono la vita, che dichiarano la vita soltanto come mezzo per godere di beni che il mondo offre. Io oggi voglio morire perché ho deciso di morire, perché poi chiaramente ci arriverò, ci sono anche casi e casi dove anche la Chiesa si è espresso e mi ha usato, dove anche la Chiesa. La vita quindi come strumento per vivere meglio, per i soggettivisti, in una comunità organizzata a interferire nella
stesso dico ai miei figli, l'ho spiegato anche alla mia terza ultima figlia di 15 anni in questi giorni, perché ha visto circolare questa cosa, mi ha detto papà, spiegami meglio. E io sono partito dall'istinto di conservazione del discorso razionale dell'uomo, a conservare la vita. Chi di noi vuole morire? Primo punto. Il suicidio quindi è contro natura, perché contrario a quelle regole di autoconservazione che sono proprie di tutti gli esseri viventi. Secondo punto, il suicidio quindi è contro Dio, in quanto è una rottura del comandamento non uccidere. Quindi io non posso dire di essere credente e poi, perdonatemi, esagero, però il confronto è questo, firmo la petizione. No. Il suicidio poi è contro lo Stato. Bravo, eccellenza è sempre bene. Sì, sì, sono una cosa che uno, perché io sono cristiano, però dopo sei cristiano dai sicuramente. Il suicidio poi è contro lo Stato. Perché? Perché il cattivo esempio è il suicidio dai consociati, sicché lo Stato ha il dovere di ostacolare ogni condotta che possa incoraggiare il suicidio. Terza riflessione, io una riflessione veloce sull'eutanasia attiva e passiva la farei, perché evidentemente se no il confronto non è completo. Molti sostengono, come diceva giustamente prima Mina, che l'eutanasia passiva sia moralmente ammissibile. Io ritengo che sia un'espressione ambigua con un significato ambiguo, che mi spiego. Ha spiegato prima bene, ma l'eutanasia passiva consiste nel non ritardare la morte di scopi e camastra, no? Voi la medici, di una persona, lasciando che la natura abbia il suo corso ponendo i mezzi chimici e fisici di prolungamento della vita applicati al paziente, ad esempio sconnettendo le macchine che sostengono il polmone e il cuore, cessando le cure mediche, cessando il nutrimento, anche evitando di usare meccanismi per rimettere in moto il cuore che si è fermato. Anche in questo caso, secondo me, sarebbe parlare di atto omissivo piuttosto che passivo. Non è che un atto eutanasico che assume la stessa rilevanza e la stessa gravità morale. Allora qui intervengo io, se mi permettete, la salute è l'interesse della collettività, articolo 32 della Costituzione italiana. Mentre l'articolo 42 e 2 della Costituzione prevedono un impegno sociale, sì sì, attivo nei confronti della attivo nei confronti della società, una sorta di una sorta di divieto, l'abbandono della battaglia della vita, sicché il medico non potrebbe rinunciare al suo compito terapeutico. Io questo dico, però ho altre riflessioni. Il dovere deontologico non ce lo dobbiamo dimenticare, figuriamoci se si dimentica i medici. Allora, il paziente non può vincolare con una dichiarazione scritta, anche in una condizione di piena capacità di intendere il volere un medico, quindi un'altra persona, a compiere una scelta diretta alla soluzione della vita. Vi è un dovere deontologico da rispettare. Nessuno ha il diritto di pretendere che altri rispondano di un proprio bene assoluto e personalissimo. Nessuna legge o sentenza del tribunale, secondo me, può costringere un medico a compiere atti che non rientrano nell'esercizio della professione medica. L'eutanasia attiva, chiaramente sappiamo tutti, anche in questo, come diceva prima la professoressa, il nursing giving, no, un suicidio assistito, non lo spiego, ma la nostra Costituzione dice qualcosa in merito, richiamando sempre l'articolo 32 per la salvaguardia della vita, non lo consente. E l'articolo 3 statuisce il principio di uguaglianza e di pari dignità tra gli esseri umani, che non permette che si attribuisca a uno più soggetti di stabilire se un individuo, anche se malatissimo, debba vivere o no. In realtà, oggi il nostro sistema
contempla tra i principi di etica sociale il divieto di uccidere considerandolo ineludibile. Quarta riflessione, finito. La vigilizzazione dell'eutanasia. Hanno detto gli effetti sociali di cui si deve tenere conto. Il riflesso sull'attività medica può assumere, secondo me, aspetti devastanti. Se passasse l'idea di valutare la qualità della vita senza difendere la vita stessa, è facile trasformare il trattamento medico in un trattamento di controllo e valutazione della vita, conferendo all'uomo il supremo potere della divinità che dà e toglie la vita. C'è una linea di confine in questo, per conciliare le ragioni contro il dovere di evitare forme invasive di accanimento terapeutico nei confronti del paziente terminale. Credo che sia importante adottare in questo caso il criterio della proporzionalità delle decisioni. È chiaro che bisogna anche considerare alcune determinate cose. Di esalto, quali sono eticamente le cure eticamente ammissibili e via dicendo. Quindi è tutta una riflessione. E qui finisco. Sulla legalizzazione dell'eutanasia e sul testamento biologico. Primo punto. Il primo dei valori sociali posto alla base della società stessa è quello del diritto alla vita, non ce lo dimentichiamo, e della sua difesa. Per ogni essere umano, sempre e durante tutto il corso della sua esistenza terrena, dal momento del concepimento fino alla morte naturale. L'introduzione di una legge sull'eutanasia aprirebbe una strada tortuosa verso una violazione del diritto alla vita. Questa strada sarebbe tanto tortuosa che contrasterebbe con i principi dell'etica medica. E l'introduzione di una legge sull'eutanasia, con lo stabilire criteri obiettivi generali, finirebbe per ignorare casi singoli, dicevo prima, che andrebbero trattati in maniera particolare, quindi caso per caso. Legalizzare l'eutanasia è una violazione grave dell'ordine morale del diritto, in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, e creerebbe, a mio parere, senza ombra di dubbio, una spaccatura nella cultura civile italiana. Per quanto riguarda il testamento biologico, a mio parere è una modalità preferenziale per il riconoscimento della luce. Lo dico molto chiaramente. Lo dico molto chiaramente. È il mio punto di vista. È il mio essere cristiano, l'ho detto all'inizio. Una dichiarazione anticipata di trattamento è l'espressione della volontà di una persona fornita in lucidità mentale in merito alle terapie che intende o non intende accettare l'eventualità di malattie e nell'incapacità di esprimersi di fronte a scelte su trattamenti terapeutici. Viene definito living will, che poi è impropriamente tradotto anche con la nuova film, ma è così, è un atto testamentario inteso in senso biologico che a mio parere occorrerebbe esaminare caso per caso, evitando forme di accanimento terapeutico e quant'altro. Oggi ho finito, è importante a mio parere sostenere che la società ha bisogno nel suo insieme globalmente di un risveglio del valore della vita. Ogni minaccia alla dignità e alla vita dell'uomo non può non ripercuotersi nel cuore stesso della Chiesa. E quindi penso anche che nella prospettiva cristiana assistere un malato significa vedere Gesù in lui. Nella consapevolezza del suo compito, chiaramente la Chiesa è chiamata a manifestare l'amore, la sofferenza. Quando Pina dice che dobbiamo stare vicini ai malati, quella è una cosa importante, è una cosa fondamentale. L'amore è la sollecitudine di Cristo anche verso quanti soffrono, a coloro che ne prendono cura. Allora la fede a me mi ha aiutato e vorrei concludere con una frase di San Paolo. Nessuno di noi vive per se stesso, nessuno muore per se stesso. Se noi viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo comunque del Signore. Oggi era l'ufficio delle letture. È vero, Alfonso?
era la medicina segreta dell'ufficio del Papa. Io non lo sapevo e l'ho trovata stamattina. Grazie. Solo per organizzare le cose. Allora, professore Campi, prima di chiudere questo giro, poi se ci saranno delle repliche, delle domande, degli interventi, chiederei anche, abbiamo la fortuna di avere consigli anche medici e assessori, che mi chiederebbe lo signor Visconti, il dottore, in questo caso, di esprimere. Io provocare. Tu non è che hai fatto un intervento, hai risolto le comunicazioni di tipo tale parlo come hai detto. Allora, io intanto mi dichiaro dall'inizio, nel senso che io sono favorevole a questa decisione. Io vorrei un po' pensato molto l'intervento del professor Cinque per l'interesse, per continuo richiamo per questi temi, soprattutto mangiare tutti i figli che con grande gentilezza voce, perché è un argomento che mi dire e penso che nessuno abbia la verità in tasca. Penso che anche i giuristi abbiano dei problemi nella definizione del concetto di personalità, disponibilità dei beni, cose disponibili, cose disponibili. Non parliamo di denaro, parliamo di vita. Dall'altra parte mi ha fatto piacere che, come costume in questo paese, la Chiesa pretenda in uno stato laico di legiferare. Io sono d'accordo con Sant'Andrea, perché tutta la nostra cultura, devo dire che noi medici solo poco tempo siamo obbligati a portare il dolore, no? Cioè nel senso che fino a qualche tempo fa non eravamo tenuti a chiedere quanto male hai e soprattutto a solo pochi esistono anche gli specialisti del dolore. No? Era lasciato alla nostra coscienza, perché tutta la cultura sia medica, poi parliamo anche di povere, è pervasa dalla concezione quasi mai della vita, cioè che la sofferenza mi avvicina a Cristo e attraverso la sofferenza pago i miei perché e conquisto il paradiso. Io penso che la Chiesa faccia bene a fare la sua missione, libera Chiesa, libero Stato, ma io penso che lo Stato debba garantire i diritti, nel senso che una legge non è un obbligo, cioè nel senso che il perché esiste il diritto all'aborto non significa che io debba abortire, o il diritto al divorzio che io debba divorziare. Ma chi non la pensa come me, penso che abbia il diritto di esercitare nel rispetto delle leggi. Purtroppo questo quello che ha impedito di fatto di arrivare a una legislazione, perché non facciamo idee, ma facciamo ideologia. Ognuno parte dalla propria convinzione, giusto o sbagliata. Perché poi su questi temi, guardate, io questo parlo da me. È come capire come funziona male la sanità. Cioè ce ne rendiamo conto solo quando arriviamo in ospedale, no? Prima, e poi magari se ci arriviamo attraverso delle raccomandazioni, magari noi non ce ne accorgiamo perché abbiamo soltanto 3 mesi, 4 mesi di fila, no? E quindi per noi il sistema funziona benissimo, magari ho il miglior medico a disposizione, non ho speso niente, non ho visitato gratuitamente, quindi ok. Quando però ci troviamo
da soli, no? Ad interagire con la struttura, ci rendiamo conto che non funziona. Io sono un tracker organizzatore di professione, cioè nel senso che io faccio un corino e quindi mi viene chiesto tutte le settimane di eseguire delle trattatorie sui pazienti. L'ultima esperienza scioccante di 2 giorni fa su un ragazzo di 22 anni con una malattia neuromuscolare gravissima, quindi è stato coscienza, quindi è stato chiesto di eseguire l'intervento. Il ragazzo si chiama Giuseppe, io avevo già il consenso derivato dai genitori di questo nipote. Gli ho chiesto: Giuseppe, tu non respiri, probabilmente se ti lasciamo così ti muori. Io adesso ti faccio la tracheotomia, ti faccio un buco che metto una candela, tu per un po' respirerei, però può darsi che tra un paio di giorni non ce la farai più, perché comunque la tua malattia ti impedirà a vivere, perché purtroppo sei in uno stadio difficile. Vuoi che te la faccio la tracheotomia? Quindi quei giorni ho detto di sì. Allora, questo penso che risolva il problema. No? Oggi pomeriggio purtroppo ho avuto una crisi respiratoria gravissima, nonostante la tracheotomia è tornata in rianimazione, perché viene vissuto, perché i medici non informiamo, informiamo male, informiamo in maniera burocratica, consegniamo un po', poi sono i chirurghi, perché i medici non sono tenuti a fare il consenso informato anche sulle terapie estreme, non la rivalutazione, la PEG e quant'altro. Noi, se vogliamo sottoporre un paziente a un intervento chirurgico, perlomeno siamo costretti, ma non sempre lo facciamo bene, gli altri il foglio. Non informiamo i pazienti delle terapie, della storia naturale della malattia, di quelle poche che abbiamo conosciuto. Perché vedi, se sa, oggi ad esempio io mi occupo di oncologia, spesso eseguiamo interventi che sono soddisfacenti, no? E stimolano la tecnica, la bravura del chirurgo, che io chiamo chirurgia per il chirurgo, ma non chirurgia per il malato. Perché ci dimentichiamo di dire che probabilmente gli aumenteremo la vita di 2 o 3 mesi, ma la sua qualità di vita sarà scadente. Allora io chiedo alla religione, la qualità di vita è un dato soggettivo? Io non sono un soggettivista sicuramente, ma questo è un diritto soggettivo? È un diritto inalienabile? Quante volte, se noi potessimo chiedere ai pazienti, allora questo è una cosa, no? Perché guardate, noi viviamo oggi un contrasto, io parlo ancora da medico, tra il bisogno di salute del paziente e il bisogno di affetto della famiglia. Beh, non sempre le due cose coincidono, ma le cose più vieche che noi vediamo giornalmente, anche per l'attenzione, per l'assegno di accompagnamento, si nega il diritto a un 94enne di poter dire basta. Possibile che nel 2000 non c'è niente da fare? Questa è spesso la domanda che ci viene fatta. Sì, c'è da fare. La PEG, il periodo di attenzione, studio nasogastrico, rianimazione, rianimazione assistita. Per vita? Cioè, se io ho un valore religioso, è giusto che esercito questo mio valore religioso, quindi vivo questa mia passione come avvicinamento a Cristo, come tutte quelle cose che avevo detto. Spesso ci viene detto, anche su un letto, anche se non parla, anche se una sedia a rotelle, si può tutto il male.
manifestare con un letto. I pazienti oncologici che hanno fallito la prima, noi adesso parliamo di terapie oncologiche, di prima linea, di seconda linea, di terza linea, ma spesso sono terapie che soddisfano noi medici, cioè che stimolano la nostra conoscenza, il nostro, quando non ci sono interessi farmaceutici. Questo bisogna avere il coraggio di dire, no? Siamo sempre liberi nella prescrizione dei farmaci, siamo sempre corretti nella somministrazione delle terapie, facciamo veramente sempre bene del paziente. Allora io penso che su queste cose nessuno ha la verità, io penso che è giusto, io penso che noi oggi qui abbiamo fatto complessivamente, perché c'è più gente che consigliere comunali, no? In dimostrazione che stessa gente è veramente volante rispetto alla politica, rispetto alle cose, perché spesso forse sa la paura, perché poi magari il prete sa che c'è la paura. Io ho la fortuna di avere questo amico, tra l'altro mio compagno di studi, no? E quindi io vengo anche da una tradizione cattolica, ho studiato in seminario, quindi si sente. Non so che si sente, però come sono, no, si sente, no. Si sente. Però come essere proprio sono adulto, sono adulto, quindi il mio augurio è questo, che si smetta di fare battaglie sugli interessi veri. Come ripeto, che ho portato la mia esperienza, non ho detto verità, non penso di aver detto verità. Io personalmente sono favorevole al testamento biologico, sono contrario al fallimento del trattamento, quando devo fare perché mi viene chiesto ho seri problemi di coscienza, seri problemi di coscienza. Ma noi abbiamo a manare attraverso le commissioni di soccorso, no? Cioè il fatto che non esista una legge, no? Sul dissenso informato, una regolamentazione, mi espone continuamente a richieste di risarcimento danni, a imperizia, e faccio la medicina intensiva. Perché poi è tutto un articolato. Se lei vede, io ho portato un dato, il 98% delle tacche delle risonanze eseguite sono negative. Inutili, cioè negative significa inutili. Ma sono costretto a richiederla, perché posso dire una verità, come diciamo per noi medici, facciamo che ci vogliamo, no? Facciamo perché poi il giudice ci chiede perché non l'hai fatto. Parente, avvocato, giudice. Per cui adesso eseguiamo i protocolli, no? Malattia, devo fare questo. Serve, non me ne frega niente. Lo devo fare perché sennò io ho tutti a casa, no? Cioè, questo è poi il ragionamento. Quindi è un elemento di laicità che porto, cioè di laicità e di praticità del ragionamento. Allora, professore Cambio, se tu mi dai ancora, cioè, chiederei intanto la parola a qualche riflessione al pubblico, così come chiedo di prenotarsi, o vi fate da voi, nel senso che è un dibattito aperto, e poi chiederei anche al dottor Verona, non al padre Verona, ma al dottor Verona, di esprimere la sua opinione. Prego. Oh,
Buonasera a tutti, la mia più che altro è una riflessione. Prima l'eccellenza Progetto parlava in questo caso che risponde a 15 giorni fa, questa signora vuole la regista fare il suo video. E giorni fa, io come ho studio, ho visto che ci sono delle riviste scomode che proprio organizzano, c'è un giro di denaro assurdo dietro a queste cose. Organizzano tutto, il viaggio, il trasporto. E essenzialmente, come diceva una cosa di un nome, anzi, non è sulla parola della creatività, io penso che a quel punto vuol dire, suicidio assistito vuol dire via Cristo dalla pace della terra, via la beatitudine, via il Vangelo, via tutto ciò che è connesso alla religione di Cristo. Dal punto di vista orale anche, ma oggi c'è il 2013 che la tecnica che si è un po' sostituita dalla morale. Cosa fa? La morale che dice la tecnica che può fare di non fare. Se noi pensiamo, no, stiamo parlando del genocidio, del genocidio, pensiamo al fatto che il cristianesimo impone in certe situazioni, una di queste non è solo il testamento teologico o la tradizione, impone anche delle scuole che qualcuno voglia fare, come posso dire, una precondizione teologica o modo. Il principio, cioè quello che mi chiedo, sottomette il valore della morte, della vita. Grazie, signora. Grazie. Io mi chiamo Marco Marchese e volevo soltanto fare una breve riflessione. Poi, innanzitutto mi ha attratto un attimo l'attenzione perché io sono iscritto a Exit Italia, che è un'associazione che da più o meno 20 anni si batte per l'eutanasia in Italia. La Exit Italia conosce e segue molto bene le associazioni svizzere che si occupano di suicidio assistito. Una si chiama Dignitas, che è a Fork, vicino a Zurigo, un'altra si chiama Exit International, a Berna, un'altra è nata dalla Svizzera romana più o meno 1 anno e mezzo fa, e l'ultima, la Dignitas, e poi l'ultima nata era Exit in Trattato Ticino. Non mi risulta che nei loro protocolli deontologici, e li conosco tutti, ci sia l'associazione con organizzazioni italiane o estere che fanno l'accompagnamento in Svizzera, anche perché in Italia accompagnare una persona in Svizzera a fare il suicidio assistito sarebbe un reato molto grave. No, ho chiarito, voglio dire, cioè, non mi risulta che nei protocolli di queste associazioni, che io conosco tutte, ci sia previsto, anzi sono osteggiate la partnership con organizzazioni che si fanno pagare per l'accompagnamento al suicidio assistito. Poi volevo fare una riflessione, perché mi ha stimolato il signor Barresi, giusto? Barresi, giusto? Il suo ragionamento in parrocchia è perfetto, non fa una grinta, proprio perfetto. Però io rivendico alcune cose. A livello personale rivendico, sono un soggettista, sì, non ci vedo niente di male. Sono un regista, sì, non ci vedo niente di male. Ricordi però una cosa, che l'Italia è fatta di persone credenti, persone credenti praticanti, persone credenti che la pensano in un modo diverso, e poi ci sono altre due macro categorie, non credenti come me, sbattezzati, e diversamente credenti. Quindi va benissimo per chi crede e per chi pratica, non è questo. Però
per esempio, che per la mia vita debba scegliere io, in assoluta serenità. Ma siamo qua. E che non ci deve essere, e che non ci siamo deve qua. Essere nessuno. Tu prendendo tu, prendendo prego. Assolutamente. Tanto vero che nella proposta di legge di cui stiamo parlando è data la massima e più ampia libertà e le massime garanzie affinché ogni singola persona, per rendere un momento di persona che possa scegliere per se stesso. Grazie. Se c'è qualche altro intervento, qualche riflessione, qualche domanda. Sono attivo di Cristiano un attimo solo, però vedi. Il Signore lascia libero di pensare e di accettare ogni situazione. Scusa, però rispetto a tutti, poi ti diamo la parola di dire tutto. Solo perché siamo quasi a due ore, diciamo, di dibattito. E dopo poi, non dicevo, l'unico comune nei 25 comuni in Italia che hanno fatto il Consiglio Comunale aperto. Stai cercando di. Allora, se non c'è nessuna domanda, chiederei questa volta al professor Candido di insistere, perché chiedo una domanda a un nostro concittadino chiedendo di sottoscrivere la petizione che mi ha detto così simpaticamente, ma firmo per le eutanasie. Ecco, vorrei che tu anche sinteticamente ci spiegassi una cosa. E poi per fare un altro giro di battute per il relatore, scusi, chiederei anche una curiosità che è importante. Il professor Barresi metteva in evidenza, citava la legge del olandese. E mi sembra che, per quello che ho letto, il dispositivo combinato sia, uno, la volontà del singolo individuo, che tra l'altro per l'istante della Costituzione, ecco che ci sia una dichiarazione valida su questo, e poi il discorso della malattia invalibile, come diceva l'altro. Vorrei anche da parte vostra questa spiegazione, se quello che dice l'individuo, laico, cristiano, credente, testimone e quant'altro, in uno stato laico, ha un significato oppure no. Buonasera a tutti, innanzitutto io ringrazio il sindaco di Maria Nastra, l'assessore San Antonio Copri, tutto il tutto il che addirittura ci ha fatto la sorpresa e l'onore di essere qui. Abbiamo l'eutanasia e questa è la abbiamo detto la legge che abbiamo avuto sentito negli anni primari, comunque la pensiamo, perché la libertà di ciascuno di noi a prescindere non può essere imposta una decisione dallo Stato. Quindi io parliamo sì di eutanasia perché l'articolo numero 3 e l'articolo numero 4 di questa legge è una legge che tratta di 4 articoli concisi che stanno tutti in una pagina. E che come diceva un nostro concittadino, io credo che le leggi per essere buone devono essere brevi e soprattutto devono essere finalizzate al bene, al servizio comune e al bene del cittadino. L'associazione Coscioni non è solo una battaglia per l'eutanasia e per la legalizzazione dell'eutanasia in Italia, perché io dovrei specificare qua una parola che è mancata sull'aspetto di legalizzazione, è un fenomeno che già esiste in Italia. Un fenomeno che esiste in Italia, stavo dicendo, scusate. Perché l'eutanasia clandestina oggi viene portata alla luce dal video shock di Piera Franchini, che è morto il 29 settembre, e l'associazione di Luca Coscioni ha lanciato questa campagna di raccolta firme su questo video di Piera Franchini. Lei chiaramente ha deciso di lasciare l'associazione Coscioni per sostenere credo questa campagna. Oggi siamo qui, stiamo giungendo a parlare di questa legge che è fatta di 4 articoli, semplicissimi. I primi 2 riguardano il testamento biologico, perché come diceva bene, io ringrazio il professore Terrezzi, la professoressa Marangino che hanno esposto la situazione in Italia molto dettagliatamente. Da una parte c'è una chiesa che ce l'ha chiara, dall'altra c'è uno Stato che non ce l'ha per molti casi, perché in realtà io vorrei ricordare
quello che è avvenuto, che proprio non è stato altro che riconosciuto l'articolo, proprio nell'articolo 32 che citava proprio questo Sant'Arresimo della difesa poc'anzi della vita, però quell'articolo dice pure che ognuno di noi non può essere sottoposto a un trattamento sanitario che non desidera, però ha pieno un interrotto di trattamento di alimentazione solo perché lui lo richiede. Il problema è se con gli occhi di Giuseppe, che diceva il dottore Visconti, gli avesse detto di no. Il problema è che la si schiava anche l'omissione di soccorso. L'omissione di soccorso. L'omissione di soccorso anche se lui l'avesse scritto. È iscritto, per essere, ecco perché è necessario firmare una legge anche sul testamento biologico, perché non è solo un discorso, è necessaria una legge dei giudici nella sentenza come Giorgio Guelli, questo dicevano al Parlamento, da quello che noi diciamo oggi, legiferà, fate una legge, perché se non c'è la legge esiste un fenomeno illegale. Allora io prima parlavo, l'eutanasia clandestina esiste oggi, ma esisteva già 40, 50, 60 anni fa nella tradizione popolare. C'era da accompagnare chi soffriva alla morte senza farlo soffrire, senza procurare un ulteriore. C'era il mondo, esatto, c'era la capra. Guarda, lei quando uno era molto perché l'aveva ammazzato all'altro, proprio perché nella tradizione popolare con i miei discorsi. In Sardegna c'era la Capadoca che era che ti aiutava un po' come la mamma, c'era il lavoro sporco all'epoca. Quello che oggi fanno i medici nel silenzio delle stanze di un ospedale, nelle mura di una casa, che è quello che ha fatto ieri, fondamentalmente tranquillamente, senza nessun procedimento penale, il dottor Ricci ha le mura di casa sua. È stata una battaglia, una lotta politica, Piero era un malato, Piero era un leader radicale, per ricordare che si batté pure per il diritto di voto pensato, quando fu candidato nelle liste della Rossa del Pugno, Piero Guelli si batté per il diritto di voto pensato, vero? Quindi noi oggi siamo qui per parlare di eutanasia. Molto bene è stato ricordato l'evento di Iguana, dove là c'è bisogno del testamento biologico, che altrimenti se la dichiarazione non è immediata, espressa dal paziente, il medico già in quel caso, se espressa dal paziente, rischia di incriminazione, di questione di soccorso, poi figuriamoci se non è nemmeno espressa il paziente, sta tant'è che per dire in Clara passato 20 anni e oltre, per ottenere riconosciuto sempre la volontà. Quindi stiamo parlando sempre di dichiarazione anticipata o espressa in vita o espressa attraverso la nomina di un fiduciario che è prevista nei 2 articoli della legge. Nell'articolo 3 invece, nell'articolo 4, viene proprio questo previsto l'intervento sotto l'eutanasia. Allora, penso che, ripeto, le leggi ottime sono poche e brevi e si accorgono al consumo del fuoco, come diceva Tommaso Campanella, però ne voglio citare un altro, io da Tommaso, perché ha citato Tommaso, voglio citare Tommaso Moro, che era un politico umanista inglese e che nel 1600, santo, scriveva, dice, se qualcuno non solo è incurabile, ma anche oppresso da continue sofferenze, i sacerdoti, attenzione, vitale, lo facevano i sacerdoti, perché allora questa cosa che ho dato a Sia è d'accordo con il 70% delle persone che esce dalla chiesa, quindi d'accordo il clero, che non rappresenta più il sentito dei credenti a cui io pure appartengo, io mi sento credente, non sono diversamente credente, non sono non credente, quindi divento credente. Allora dico, i magistrati, i sacerdoti e i magistrati, poiché non è più in grado di rendersi utile e alla sua esistenza la cosa degli altri e per lui solo fonte di dolore, tra parentesi aggiunge, e quindi non si fa altro e quindi non fa che sopravvivere alla propria morte, chiusa parentesi, lo esortano a non prolungare quel male destino.
presidenziale e aggiunge: in questo modo li convincono a porre fine alla propria vita digiunando o facendosi addormentare, così da non accorgersi nemmeno di morire. Ma non obbligano, perché qua c'è nell'obbligo alla vita, al sondino artificiale, e neanche nell'obbligo a morire, che ci mancherebbe il contrario. Dice: non obbligano comunque nessuno ad uccidersi contro la propria volontà, né gli rivolgono le cure. E qualcuno dice: ma questo per gioco, no? Mi ricordo che l'hanno letto, dice, si era stancata di curare. Sarebbe stato molto meglio se non voleva starsi curando. Ma quello. Chi invece si toglie la vita, aggiunge nuovo, senza aver ricevuto prima il permesso dei magistrati e dei sacerdoti, cioè non abbia fatto qualcosa di legale, di conosciuto, dice, è considerato indegno. Io queste parole, chiuse virgolette, le ho ricordate perché credevo, diciamo, nel discorso potessero entrare, pensato in una rete che fosse candidato così proprio a ragione che ha fatto di Tommaso, San Tommaso. Per cui io dico, su questo argomento, sul discorso di consentire di terminare la propria vita senza, quando, attenzione, perché io vorrei sottolineare questo aspetto, ci sono sempre punti che la legge prevede che si devono verificare, perché altrimenti il medico non può in nessun caso incorrere, se innanzitutto la malattia è anche incurabile, ma che non ha un esito in pausa breve termine, cioè un anno e mezzo, 18 mesi precisamente indicati, e attenzione, non genericamente, ma attestati da un certificato medico, quindi la legge pone dei paletti ben precisi, che nel sentito del dottore non fa per soffrire, non ci sono questi paletti. E se la signora vuole soffrire, per la legge, no? E poi concludo, perché a questo punto credo che siamo anche fuori dei tempi, invitando ovviamente a firmare, a uscire, è importante, noi facciamo questo, pure perché manca una legge in Parlamento, ed è necessario chiedere a questo Parlamento di discutere questo problema. Io concludo dicendo, l'associazione Coscioni non è un'associazione che si batte per la morte, è l'associazione che si batte per la libertà di ricerca e per la ricerca di libertà dell'individuo. L'individuo ha bisogno di libertà e le scelte personali, io quando ho visto questo manifestino fatto dall'assessore Procopio, c'è l'assessorato della cultura per la libertà dell'individuo, certo, non so se è proprio così la definizione precisa ufficiale, ma è bellissima. Perché non lo so, io non lo so, ma è bellissima, non c'è l'assessorato alla cultura, è la libertà dei figli. Quindi io vi invito, perché ovviamente nessuno può essere d'accordo, noi tutti dobbiamo essere d'accordo, io non so cosa farei, capitasse a me. Io probabilmente aspetterei di dare proprio così. Perché l'ora ormai sta, prima di cedere la parola al Presidente, poi il suo eccellenza vuole chiudere, 5 minuti per i relatori, ma 5 abbiate rispetto a tutti gli uni degli altri, partendo dal professor Bardesi e poi ma io penso velocemente, insomma, che intanto il Moro stava a Londra ed erano 3 anni che c'era la peste e aveva praticamente dimezzato tutta Londra, ed è ovvio, però non per rispondere, era una piccola tra virgolette storia. E chiaramente è anche vero
Sì, che siamo in uno Stato laico, poi qualcuno mi spiegherà che cosa vuol dire essere laico, ma comunque. Ma è anche vero che le battaglie, intanto siamo in una democrazia, ma prima ancora, dicevo prima, siamo in un paese libero, quindi chiunque può fare la proposta di legge. È chiaro che il Parlamento poi, con l'ausilio chiaramente anche di autorevoli giuristi e altro, come giustamente è sempre stato fatto, e vorrei ricordare che nella libertà, chiaramente, i cattolici credenti, non quelli del clero, queste sono delle fantasie che evidentemente non me le voglio dire, ma non è vero, il clero è una cosa assolutamente. Cristiano è un cristiano cosciente. Io oggi sono venuto qui, come dicevo, a Salvatore per creare delle coscienze. Esagero di dire questo, ma nella casa del popolo si discute, ci si confronta e siamo in un paese prima libero e poi democratico. Mi pare chiaro che senza l'ausilio, l'appoggio, non usciva fuori né la legge sul corso né la legge sulla forma, chiaramente con tutte le negatività e le possibilità di una normativa. È chiaro che anche in questo caso, nella libertà, chiunque, io chiaramente ho detto prima, inciso, il mio non è un punto di vista, è di non essere cristiano. Poi chiaramente le categorie credenti e non credenti, queste sono evidentemente nuvole che passano sulle teste di chi non crede. Grazie. Io vorrei dire una cosa molto importante, è una citazione di Giorgio che diceva: è difficile vivere in un paese dove il governo ha i miracoli e la Chiesa le leggi. Ironica da farsi di Giorgio. Io questa imputazione alla Chiesa non gliela do, ma io dico che è il Parlamento che deve fare le leggi, deve riflettere di fare delle leggi che siano facultizzanti, che chiamava il grande costituzionalista di Collegia. Devono dare la facoltà ai cittadini di scegliere una possibilità per uscire fuori da un impasse dove non c'è altra scelta, non c'è altro da fare. Per esempio, abbiamo la legge 194, non è esattamente la legge sul lavoro, no? C'è anche dentro quella legge della tutela della maternità la possibilità di interruzione della gravidanza. Ecco, questo è la legge 194. E fare una legge, oppure quella legge sul divorzio, io ho votato al referendum, ho votato anche a favore dell'aborto, ma io non ero a favore dell'aborto e a favore del divorzio, non l'avrei mai fatto, non l'avrei mai appoggiato. Però dare la possibilità di scegliere ad altri, questo sentivo che è il mio dovere da cristiana, questo lo devo dire. E io sono fiera di questo e non credo di essere punito una volta, perché la mia coscienza mi dice che devo dare la libertà di coscienza a tutti, a ognuno, come lo vede. Poi ognuno di noi ha il dovere di formazione propria della propria coscienza, ma questo lo devo fare io, tu, Eli, l'altro, il terzo, tutti quanti, ogni italiano deve fare. E con il dottore prima avevamo parlato e mi diceva che gli italiani ancora non sono maturi, i
italiani di meno, molto più attivi, io credo proprio di sì. Almeno, dunque, non vorrei dire che siamo ancora punti da essere portati per mano, da, non so da chi, da un monsignore, da un prefetto, da un sindaco, da un medico, da non so chi, scusi. Ma io credo che ognuno ha la facoltà di intendere di volere, chi non ce l'ha, ha possibilità di avere un amministratore di sostegno, ma anche le persone che non hanno piena facoltà di intendere di volere, fino a un certo punto ci arrivano. E ci arrivano sanno che questa persona li deve assistere, li deve aiutare e deve essere vicino. Io sono stata chiamata molto spesso da malati molto gravi, infatti di là. Proprio ultimamente ho accompagnato un notaio da malati di là che non vorrà avere la tracheotomia, non vorrà avere la pelle. Lui ha potuto appena parlare, non poteva più scrivere. Quindi la moglie ha dovuto firmare per lui, spero che lui ha espresso la voce. Questo ha scritto il notaio davanti a tre testimoni, davanti a dei fiduciari, e quindi questo malato avrà diritto di non essere tracheotomizzato se a un certo punto non potrà più respirare autonomamente. E il medico lui chiederà di essere assistito, di essere addormentato, perché no? E io credo che questo sia giusto, che un medico lo faccia. Io questo una volta, qualche anno fa, ho consigliato a una signora che mi ha detto la stessa cosa, e mi ha detto come devo fare per non essere tracheotomizzata o per non dover subire la PEG. Prima di tutto parlare con i familiari, seconda cosa parlare con i medici di famiglia, terza cosa non andare al pronto soccorso, lì ci sono i protocolli, quelli sono pericolosissimi, è vero dottore o no? Perché se arrivi lì non hai scritto niente, neanche se l'hai scritto, i medici devono cercare di mantenerti in vita. Quindi questa signora è stata aiutata dal medico di famiglia, è stata addormentata, lasciata morire in santa pace ed è morta dopo 3 mesi che ci eravamo sentiti l'ultima volta. Ecco, questi sono degli esempi dove veramente il rispetto delle persone. Un'ultima, una malata che mi aveva malata di là, non respirava più autonomamente, non aveva più movimento alcuno, non poteva più dire nulla, aveva un computer dove aveva scritto veramente tante cose, lei era una artista ed era critica d'arte, lavorava anche su di oggi prima. Alla fine non poteva nemmeno più esprimersi col computer e lei una volta mi aveva detto io non voglio morire, io ho paura della morte. Lei è morta poi alla fine accompagnata veramente da grande affetto e abbiamo cercato veramente di fare di tutto per sentirle e non farle sentire il nostro affetto. Poi è morta perché non mi stimava più il suo tasso di azotemia è salito e naturalmente inizio privatamente e le monte in questa maniera senza grazie. Io sarò bellissima, ci sono stati altri che sono stati bellissimo. Due sole cose, è ovvio, ringrazio tutti le complimenti. Ma una cosa ovviamente inaspettata, è bellissimo il dibattito stimolante, non è la prima volta che relaziono su temi di questo genere, è chiaro, è bello, stimolante, però
due notazioni tecniche, proprio giuridiche. Si parlava del valore sommo della nostra anche Costituzione, che ha citato la vita umana, non è così. Il valore sommo della nostra Costituzione è la persona umana, la vita. Quindi la dignità della persona umana, questo lo dico da giurista. A questo proposito non si ritorna una frase che io sento, credo bellissima, molto indicativa, che si legge in alcuni di molti testamenti teologici e in quelli americani. Temo l'indegnità della vita molto più di quanto io tema la morte per la vita. Mi chiedo quindi, dal giurista questo, è ovvio, è giusto che la Chiesa Cattolica faccia il suo mestiere, è più che giusto, ed è anche giusto, ricordare che la Chiesa Cattolica agisca attraverso i suoi volontari, perché la Chiesa Cattolica rappresenta, pur in uno stato laico, e laico vuol dire non ideologico, come tale, rappresenta la maggioranza della popolazione italiana, ed è indiscutibile, è giusto. Non mi chiedo però, perché il cattolico, lasciato libero delle sue scelte, non può lasciare ad altri la libertà di scelta? Questa è una domanda tecnica, proprio dal punto di vista non ideologica. Io mi sono dichiarata cattolica e poi i cattolici non devono firmare. No, io sono cattolica e ritengo che nessuno possa discutere sul mio grado di cattolicesimo, sul mio grado di la signora Guerri diceva io ho contatto per la legge sui divorzi, io non ero nata ancora, ma le posso assicurare, io sono sposata felicemente, non intendo divorziare, spero di non divorziare mai, ma se fossi nata io non sarei nata, cioè voglio dire, mi pare assolutamente illogico che, ripeto, che qualcuno ideologicamente non costretto a fare nulla, perché ricordiamoci che c'è l'obiezione di coscienza, il medico, il dottore ha fatto una bellissima e anche molto franca, io l'ammiro in genere, i medici tentano anche durante i convegni, sono stati invitati a tanti convegni anche di medici a non essere particolarmente franchi come è stato lei, quindi lei è stato veramente eccezionalmente franco nel dire la verità, invece i medici tentano anche lì un po' ideologicamente di svicolare sia dalla responsabilità sia dalla irresponsabilità. È stato, ripeto, ho partecipato a tanti convegni medici bellissimo, mi è piacevolissimo una persona rigorosa che dice quello che pensa, che dice la verità di quello che accade negli ospedali. Un'ultima notazione, si è parlato di si è parlato di soggettivismo, ora non è per fare la lezione universitaria su che cosa sia la filosofia del soggettivismo, no, però soggettivismo è un'altra cosa, il personalismo, continuo a dire, è altro, quindi non è negativo dire che io ritengo, come la nostra Costituzione dice, che la persona umana sia valore sommo. Ultimo e concludo, lei, a quanto mi pare di capire, se ho compreso bene, riteneva corretto che si anche legiferasse in futuro, che comunque in questo momento di vuoto normativo si decidesse caso per caso. Io da giurista lo ritengo agghiacciante, cioè violativo dell'articolo 3 della Costituzione, è agghiacciante che un giudice decide X, un altro giudice decide Y, un altro giudice decide Z, un medico decide X, un medico decide Z, e le dirò di più che questo non solo è violativo dell'articolo 3, ma mette i medici in un conflitto di coscienza devastante. Il dottore veramente ammirevole parlava di conflitti di coscienza suoi personali, se quel ragazzo gli avesse detto io non la voglio, c'erano i genitori che avevano firmato sul sì, ma perché mettere i medici in un conflitto di coscienza devastante? Davvero, concludo, io dico che è meglio la legge, non qualsiasi legge, perdonatemi, proprio la giurista, una buona legge, non qualsiasi legge. L'ho prevista anche perché la mano mi ha bruciato quello che volevo sottolineare, la dignità, il fatto del personalismo medico, però mi complimento perché non pensavo di trovare un livello così di altissima espressione, però lo dico perché voi sapete con tutto contadino, nei modi e nell'approccio, ha cominciato lei che è stata la Presidente Morano, che già conoscevo ovviamente, apprezzatissima, con tutto il percorso giuridico, lei ci ha dato la testimonianza, l'ha visto di prima persona, mi scopri è stato troppo, adesso d'accordo, l'avrei detto io, troppo, però ha detto la verità,
Io stavo a Latina, conoscevo, posso anche, se poi prendiamo la differenza che c'è per il protocollo che presenti possibili donatori di organi, no? E quindi dal punto di vista capitalistico come fornitori di mezzi, di strutture per altri, però a mandare però dalla, cioè ci mettono 24 ore e si stacca tutto, cioè 24 ore e si stacca tutto. Ho vissuto una situazione di mio amico, davvero si fa la fila, era un medico così, quelli lì che fanno obiezione, poi l'hanno stata una critica ai Castelli a fare la propria guardi, è stato mio, era un mio amico che andava a Genizia, ho avuto una grandissima delusione. Quindi per dire poi, ma questa io non sono cristiano pure io, cristiano cattolico, però flautinante, quindi mi dice sempre flautinante. Allora pure che a me era, sono amico del fondo amico del pesce, però quindi flautinante, certe cose le accetto, altro vino, io sono separato, perché dipende, sono separato, perché arriva un momento in cui non riesci più a conciliare. Allora prima di arrivare ad ammazzare qualcuno, ma di ammazzare meglio le basi. Cioè questo è detto totalmente, perché sì, sarà volontario, penso che in Italia siano tutti le normali convivenze, perché la gente non si separa per tutta una serie di convenienze. Quindi questa ipocrisia è tutta vicenda. E la Chiesa è messa anche per questo dell'opera. Bravo. Quello che farò su questa terra lo sto facendo in fondo di madre, ma non perché debba avere paura del comandamento, perché va a chiesa mi sa proprio per di nome, l'ha fatto male, non sarà bene, ha combinato, e quello è uno degli aspetti. L'Italia prima di noi è sempre voluta al mondo, e come sappiamo la Chiesa in Italia, però siamo tutti le messe più voluta al mondo, perché vuol dire che perché siamo tutti cristiani, la 58 milioni di cristiani, o meno secondo me, allora c'è qualcosa che non quadra. Guardi, la Chiesa vuole vedere gli italiani maturi, gli italiani di vino, con fuori di scatto, di curvi, come quel giornalista del CR, ma non faccio nome, lo conoscete tu, che diceva di aver preso l'esame all'università, invece non era vero. E quello è prete da moralismo, diceva Montanelli, conosco furfante, non sono moralista, non conosco moralista e non sono furfante. Quindi e questo può essere da tutti. Come pure mi sono sempre posto la Chiesa per secoli, dal sempre posto alla Tecchi, no? Questo è lo sempre posto. Ma perché la Chiesa non l'ha fatto con l'evasione, con le raccomandazioni? Che è molto più grave da Tecchi, che però che faccio dopo un altro, con l'evasione e con la raccomandazione, faccio dopo alla società, perché mette la testa di tavola al posto del dato, l'evasione sottrae risorse. Quindi questo è un punto di vista da chiesa, sempre pubblicamente, non lo dovrei fare perché, per tanti motivi, però ho una rabbia in me, perché poi potrebbe essere una società di più, se la Chiesa si occupasse pure di questi. Certo, questi temi di quelli che discusse devo dire, complimenti a tutti perché prese tu ovviamente dal suo punto di vista, sono argomenti di altissimo spessore, che involgono sicuramente tanti convincimenti individuali, però io sono contro il pensiero comunque, io ho sempre rifiutato quindi voi, io sono per la libertà, cioè non perché sia d'accordo con le eutanasie, tutte queste cose qua, sono d'accordo con voi, la libertà per me è un principio che deve sussistere, che anche sopra della Chiesa è il problema di diritto naturale, è nato con la media, e a quello non voglio rinunciare. Siamo doveroso da parte mia chiudere questo lavoro stasera che ha visto la rappresentazione dei loro cittadini che decidono di chiedere. Io voglio fare solamente passare i ringraziamenti, ringrazio le sue eccellenze di Trovetto in prima persona che ho voluto donarci durante questa serata, saluto così è riuscito a convincersi anche sulle sue esercizio. Della signora Mina Guerra che ha vissuto una vita insieme al marito con la sofferenza, quindi la testimonianza diretta in questo di
dibattito ci ha ancora fornito ulteriori dettagli su questa legge che purtroppo dobbiamo, sicuramente per molte ragioni che ci sono, dobbiamo prendere atto che se ne parli. E un ringraziamento particolare anche al professore Trapesi, che qui è stato detto che forse stasera passeggiando su una cosa, al professor Giuseppe Camido, che è stato l'organizzatore insieme all'assessore Procopio, ai tuoi consiglieri comunali. Un particolare ringraziamento alla dottoressa Chiellino, che gli abbiamo annunciato. Grazie a tutti i partecipanti, ai cittadini che sono con noi e alle forze dell'ordine che hanno avuto la pazienza. Grazie a tutti.